Ricordate che la vita è un'opportunità che ci viene dato con un conto alla rovescia. Peccato che non sappiamo quando scade. Quindi potrebbe scadere tra 10 anni, 20, 30, 40, oppure, adesso c'è sta moda dei malori improvvisi, potrebbe capitare domani, Uff, vi spegnete. Speriamo di no. E in quel momento, che cosa accade? La cosa interessante è che, e questo spesso si dimentica, è che noi siamo, e però, vi ho detto, siamo. In un punto del nostro viaggio, no? Della nostra vita, per cui siamo nati, abbiamo fatto un viaggio, siamo arrivati qui in questo presente e abbiamo un futuro. Ma siamo anche nel viaggio verso la nostra morte. Cioè siamo a un punto nel viaggio della nostra morte. Questo lo dimentichiamo. E la cosa bella, o brutta, e se avete notato, è come si è improvvisamente silenziata la sala. Perché stai parlando? E dice cazzo l'amore l'ero scordata. No. E quello è il brutto. Noi non ragioniamo con la morte. Invochiamo gli angeli, le madonne, i cristi, i folletti, barba papà. Ma la morte non ci ragioniamo mai. Eppure è l'unica cosa certa che prima o poi arriverà. E questo è assurdo. Perché la togliamo da qualunque variabile. Tutto ciò che fa in vita... Riecheggia nell'eternità, questo lo diceva il gladiatore, ma non è così sbagliato.